Fa ancora discutere l'episodio avvenuto durante la visita del vice premier Matteo Salvini alla fiera dell'Epifania all'Aquila, che ha coinvolto il sindaco Pierluigi Biondi e alcuni manifestanti. In città sembra quasi esserci un clima da stadio. Ci sono da un lato i sostenitori di Biondi e chi invece condanna fermamente il suo gesto, dicendo che un uomo delle istituzioni, seppur provocato, non può permettersi di avere quelle reazioni. Fatto sta che i filmati sono praticamente ovunque e sembrerebbe pure che la Digos li stia acquisendo. Anche l'ex sindaco Massimo Cialente, così come il capogruppo del PD in Consiglio Comunale Stefano Palumbo, hanno condannato l'atteggiamento di Biondi. C'è chi è arrivato a chiederne persino le dimissioni. Con quello che ho subito io in 10 anni da sindaco, ha detto Cialente, sarei dovuto andare in giro con il mitra. Biondi ha sbagliato a reagire in quel modo. È evidente che non ha il fisico per fare il sindaco dell'Aquila. Ho perso le staffe in piazza? No, ho perso gli occhiali. Questo ha detto invece Pierluigi Biondi, scherzando, durante la visita di Luigi Di Maio all'ex OMPI ieri. Non è stato niente di che, ha minimizzato Biondi, è una vicenda chiusa. E poiché non conosco il ragazzo con cui ci siamo confrontati, faccio un appello a lui. Magari ne riparliamo con tranquillità e cercherò di capire anche perché polemizzava con Salvini e perché abbia accusato me di aver distrutto una città. La mia reazione è la mia indole, sono fatto così. Ma non è la giustizia, questa è la mia indole, insomma. Sì, beh, non credo che uno debba imbalsamarsi perché fa il sindaco. Il sindaco, dopo il fatto, aveva scritto su Facebook: dopo 7 mesi vissuti in una tendopoli, notti insonni, anni di sacrifici, qualcuno stasera pensava di impedire al sottoscritto di scegliere dove camminare liberamente per le strade della città. Poveri illusi. Ah, a quel vigliacco che ha provato a colpirmi di lato, la prossima volta fatti vedere in faccia se hai il coraggio. Non solo non reagivo, ha detto Cialente rispondendo, ma affrontavo certe situazioni, perché un sindaco deve avere una certa autorità, cioè di confrontarsi con calma. In un corteo di protesta guidato da me, alle mie spalle spuntavano i cartelli con delle scritte rivolte a me. Io ho ingoiato tanti cucchiaini di sterco nelle mie 2 legislature per il bene della città, cosa che questo sindaco non sta facendo. E della rissa si è parlato anche in Consiglio Comunale, con la protesta degli esponenti delle opposizioni. Al termine dell'appello, infatti, i consiglieri hanno sollevato dei cartelli con la scritta «Non è la mia indole», in riferimento alla rissa sfiorata che ha visto coinvolto il sindaco Pierluigi Biondi e alcuni manifestanti a margine della visita di Salvini. Il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, ha sospeso così i lavori per 5 minuti. Alla ripresa dei lavori i cartelli sono stati esposti di nuovo, col presidente costretto a far intervenire la polizia municipale.